Buongiorno a tutti amici. Stamattina io vorrei fare un video sfogo. Vedete, ieri sera volevo non vedere questo grado. Poi inevitabilmente nella seconda parte, quando si è parlato di Denise, l'attenzione è dovuta andare. Ma io non sopporto come si dia spazio alle opinioni di Carmelo Abate, che in effetti sposa una posizione molto dubbia, secondo me sospetta, perché non è possibile che di fronte a nuove inchieste per cui la procura ha ritenuto di iscrivere nel registro degli indagati Galeb, Corona e Giuseppe Della Chiave, egli dica no, tutte assurdità, fa tutta quella parte di quasi di offeso, io mi tiro fuori, non sono complice. Complice di cosa? Qui la giustizia sta andando avanti. Se la procura ha ritenuto di riaprire le indagini su di loro, è inutile. Perché? Io mi chiedo perché Carmelo Abate è così nervoso e così, insomma, contrario a che queste indagini vadano avanti. No, non porterà nulla, e insiste, no, non c'entrano nulla, Anna Corona, Jessica, non c'entrano nulla. È una cosa insopportabile, e Gianluigi Nuzzi ha la responsabilità di non intervenire adeguatamente su questa cosa qua. E come si fa a dire questo? Come si fa a chiedere a Carmelo Abate a sostenere queste posizioni, a voler chiudere, a voler tappare la bocca? Ma come? La Ford Fiesta, da più testimoni viste che probabilmente è la macchina sulla quale viaggiava Denise rapita, bene, di questa Ford Fiesta grigia, targata Trapani, TP, ebbene, i periti fecero le indagini, sono arrivati a che potevano essere solo quattro macchine. Di queste quattro macchine, ben due delle quattro, guarda caso, ben due delle quattro, una intestata a Anna Corona, un'altra intestata alla sorella di Gaspare Galeb. Vedete, gira e gira, e torniamo sempre punto a capo. E poi perché, quando poi si è accennata a quella pista archiviata dei pedofili, eccetera, eccetera, che poi non si è visto, non c'entra niente, Carmelo Abate dice: ma sì, quella si potrebbe vedere, ma potrebbe essere, dobbiamo. Cioè, si cerca sempre di sviare tutto ciò che è a carico di Anna Corona, che è della figlia. Si cerca di sviare e si sposa qualsiasi altra tesi. Poi no, sono passati 17 anni, no, è inutile che si puliscono le intercettazioni, no, è inutile questa. Chi sei tu? Volevo dire, chi sei tu? Vorrei dire, per dire è inutile. È inutile, lo diranno i magistrati, lo diranno gli inquirenti. Quindi è la stessa PM Angioni, che per carità adesso non si sa che ruolo svolga, perché in effetti è un po' sopra le righe, però in tempi non sospetti, non oggi, ha dichiarato che ha dovuto cambiare le forze di polizia, le forze di indagine che egli aveva, quindi ha dovuto sostituire perché c'erano delle infiltrazioni. Lei si sentiva pressata, si sentiva sviata. Questo l'ha detto in tempi non sospetti. Quindi, e vi dirò di più, è emerso anche il dubbio, perciò indaghiamo il dubbio che Anna Corona stesse poi in effetti al lavoro. C'è qualche dubbio, perché sì, è vero, ci sono una testimonianza di un cuoco, e poi la testimonianza soprattutto della sua collega, della Francesca Adamo, ma si dice anche che la Francesca Adamo era plagiata. Ci sono le testimonianze dell'addetta alla reception, che dice: no, quella era plagiata da Anna Corona, quindi diceva tutto quello che voleva Anna Corona. Quello è il problema. E quindi all'inizio disse che l'aveva salutata nel parcheggio alle 15:30, poi che non aveva messo nessuna firma, poi che aveva messo solo la firma, e poi aveva messo l'orario. Secondo me, chissà se effettivamente poi l'aveva vista anche lei. E poi le figlie sono venute, nessuno l'ha vista. Perché? Io mi chiedo, perché le figlie sono passate di nascosto? Perché non sono entrato come
qualche volta precedentemente per la reception, perché nessuno le ha viste? Perché dovevano entrare di nascosto se mai sono entrate? Quindi questo è in effetti. Poi il dubbio è anche perché alle 12.10 sicuramente l'Anna Corona non stava nell'albergo, perché ci sta la telefonata che lei fa, la telefonata che lei fa a Loredana Genna. A proposito, sempre questo Carmelo Abate che pontifica, dice è la telefonata a Loredana Genna che si diceva fidanzata di Caleb, quindi forse Anna Corona ha telefonato a Loredana Genna per dire qualcosa riferita a Giuseppe Della Chiave. Mi sono confuso. Quindi Carmelo Abate dice non è possibile che Anna Corona abbia telefonato a Loredana Genna dicendogli, parlandogli di Giuseppe Della Chiave. Non è possibile che abbia telefonato parlandogli di Giuseppe Della Chiave, perché a suo tempo non erano ancora fidanzate. Si sono fidanzate a dicembre e invece il rapimento era il 1° settembre 2004. Altello è a pontificare, io vedete, guarda, sono fuori di testa stamattina. A pontificare Carmelo Abate, vedete che non è vero. Ma io dico un'altra cosa, attenzione: il fidanzamento è un conto, ma chi vi dice che non si conoscessero già a un certo livello? Perché questo? Perché la Loredana Genna lavorava in albergo, sembra quell'albergo Ruggiero, eccetera, eccetera. Poi a dicembre, guarda caso, va a lavorare nel ristorante di Giuseppe Della Chiave. Va a lavorare nel ristorante di Giuseppe Della Chiave. Come mai, perdendo il posto lì, viene assunto subito da Giuseppe Della Chiave? Quindi, voglio dire, può darsi pure che già ci fosse, se non in maniera ufficiale, una frequentazione, una conoscenza, un affetto, chiamiamolo come la vogliamo chiamare. Non è detto che perché viene ufficializzato un fidanzamento a dicembre vuol dire che prima non si conoscessero. Quindi, vedete, questa è una cosa proprio dell'altro mondo. Quindi abbiamo detto questo, quindi tutta una serie di coincidenze che devono essere accertate, come pure la telefonata delle 12.10, delle 12.17, cioè che parte da quel famoso capannone di via Rieti alla casa di Anna Corona, ed accertate perché nella notte fra l'1 e il 2 di settembre il telefono di Anna Corona per l'unica volta impazzisce, perché non viene più localizzato nella notte a Mazzara, ma lontano da Mazzara, chissà come. Allora io vi dico questo, sono cambiati da 2004 nove pubblici ministeri. Perché sono cambiati nove pubblici ministeri che dovevano fare indagini? Perché sono cambiati? Nessuno ha portato a niente. Adesso con le nuove tecnologie, con i nuovi testimoni, soprattutto ricordiamoci, sono ben due testimoni delle cosiddette lettere anonime, che anonime non sono, sono state iscritte sul registro degli indagati Anna Corona, Giuseppe Della Chiave e Gaspare Caleb. E Giuseppe Della Chiave è molto legato a Anna Corona, pur avendo dichiarato egli di non conoscerla, quando avevano vissuto vicino, avevano lavorato insieme al ristorante dove di Giuseppe Della Chiave, quindi andavano a mangiare spesso pure nello stesso ristorante. Quindi tutte bugie che non si tengono se non si ha da nascondere. Cioè io dico, se io dico una bugia, se io la dico e la ripeto e la perpetuo questa bugia, cosa significa? Significa che io ho da nascondere. Le bugie non si dicono così, giusto per dire. Dice, io che mestiere fai tu? Io faccio il bugiardo. Cioè, come ti chiami? Io mi chiamo Pasquale. Come ti chiami? Mi chiamo Antonio. Cioè, dico bugie così, giusto perché a me piace dire bugie. No, le bugie si dicono perché sono propedeutiche, perché c'è da nascondere. E questo è. Allora io ho trovato insopportabile Carmelo Abate, perché quel suo atteggiamento proprio di insopportazione, di dire voi, io mi tiro fuori, state facendo una cosa criminale. Chi fa una cosa criminale? Se i PM hanno riaperto le indagini e hanno indagato queste persone, si deve andare fino in fondo. Io ho dimostrato
E infatti stanno dimostrando che il cerchio è quello, il cerchio è quello, il cerchio familiare, soprattutto di Anna Corona, di Giuseppe Della Chiave, di Gaspare Galeb, è quello intorno a cui ruota, perfino la macchina è quella là. Quindi io stamattina non lo volevo fare questo video, però è insopportabile vedere che una TV così, come dire, un programma così seguito debba dare spazio a una persona che dice non dovete indagare su quelli là. Possibile che siamo arrivati a questo? Possibile, mi chiedo mai, che siamo arrivati a questo punto? E poi ci meravigliamo se passano 17 anni o se passano 20 anni e non si va avanti. Spero che il PM che sta indagando adesso, il PM che sta indagando adesso, prendano provvedimenti senza farsi troppo condizionare. Va bene? Ok, grazie. Grazie che mi seguite, vi auguro buona domenica e vi tengo aggiornati come sempre. Un abbraccio a tutti e un saluto.